Buonasera a tutti, mando questo video 7 e un quarto, 22 gennaio, e un po' in ritardo rispetto a quanto avevo detto, ma ora lo mandiamo. Non vi preoccupate del cappello, intanto si dice che chi prova non mette, quindi anzi lo possiamo levare, questo è come quello delle spose, e lo mettiamo lì, ma iniziamo anche un po' leggeri, sdrammatizzando. E questa prima catechesi la facciamo sul tema della creazione. Ho detto che affrontiamo i fondamenti della fede e nel credo noi diciamo credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Quindi entriamo nel mistero in qualche modo della creazione con tutti i problemi che può portare. Vi ricordo sempre a coloro che erano presenti domenica all'incontro di lavoro insieme sui contenuti della catechesi, io vi ricordo questo. Per chi c'era domenica, questo pongo siamo noi, è la nostra materia, la nostra realtà. È composto di corpo, sensazioni, e emozioni e pensieri sulla vita. Ora, la parte che io svolgo in questa catechesi più teorica riguarda soprattutto i pensieri. Cosa penso quando penso che Dio è creatore? Che mi viene in mente? Come leggo? Direbbe Gesù. Quindi lavoriamo sui pensieri ora. Ma lavoriamo sui pensieri ora per lavorare poi domenica sul corpo, sulle sensazioni, sulle emozioni di fondo, ok? Per lavorare lì sulle emozioni noi utilizzeremo questa. Ve la ricordate? La campana che abbiamo già usato ci serve per capire che nel mondo interiore si entra gradualmente fermandoci. Oggi non la utilizzo all'inizio di questo di questa catechesi, ma magari nelle prossime catechesi iniziamo anche con qualche minuto di meditazione, ma dopo che vi ho già introdotto e posiamo anche la campana, introdotto a fare un po' di ascolto, di meditazione, prima di ascoltare la parola. Va bene? Facciamo tre punti per quanto riguarda la creazione. Non facciamo un argomento così complessivo, non sarei manco in grado. Io oggi vi dico quello che ci serve per poi lavorarci lentamente insieme, va bene? La prima cosa di cui ho bisogno è questo libro qui. Questo è Paolo Saraceno, Il caso Terra. È una spiegazione della formazione dell'universo. Paolo Saraceno è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, perlomeno lo era nel 2007, quando è stato riedito questo libro. Perché dobbiamo partire da questo libro? Perché se io vi leggo Genesi 1:1, in principio Dio creò il cielo e la terra, perlomeno la metà di noi, ma io suppongo di più, dice, vabbè, quella è la Genesi, e noi, per quanto riguarda la formazione dell'universo, andiamo a chiedere alla fisica, e è giusto. Allora dobbiamo iniziare con la scienza. Cosa ci dice la scienza? E ve lo faccio ascoltare direttamente da lui. E questo è il primo punto. Il primo punto lo possiamo sottolineare così. In prima battuta, Dio è inutile per spiegare la formazione dell'universo. Dio non ci è utile, nel senso che noi sappiamo dai dati scientifici che l'universo si forma 13,7 miliardi di anni fa, col Big Bang. E la Terra mi sembra che compaia col nostro Sole 10 miliardi dopo 10 miliardi dal Big Bang di anni, quindi più o meno 3
miliardi di anni fa, la Terra. Mentre tutto l'universo si forma 13,7 miliardi di anni fa. Noi sappiamo moltissimo della formazione e dell'evoluzione della materia da un centesimo di secondo dal cosiddetto scoppio del Big Bang. Cioè da un centesimo di secondo noi possiamo descrivere la formazione della materia e la sua evoluzione. E allora sentite cosa ci dice, su quello che ci interessa, Paolo Saraceno riguardo al Big Bang. Ve lo leggo, dice più o meno così. Ci si potrebbe domandare cosa ci fosse prima del Big Bang. Ma questa è una di quelle domande per cui la scienza non ha risposte, perlomeno non le ha oggi. Galileo ci ha insegnato che la scienza deve basarsi sui fatti, cioè sulle misure, e che ciò che non è misurabile non rientra nell'ambito della scienza. Poiché quello che c'era prima del Big Bang non è oggi osservabile, su di esso la scienza non può dare risposte. Si possono formulare ipotesi e teorie, ma sin tanto che non si identifica un osservabile, cioè una misura, si resta nel mondo della fantasia. Risalire a che cosa c'era prima del Big Bang appare oggi, e qui usa una bellissima immagine, come il voler ricostruire la strada che si è percorsa nel deserto dalle orme che si sono lasciate sulla sabbia. È possibile farlo, andare indietro nel tempo, ma non per sempre. Si può farlo solo fino all'ultima tempesta di sabbia. Le tracce di quello che è successo prima non ci sono più, cancellate dal vento, perdute per sempre. La tempesta del nostro universo è stato il Big Bang. Questo non significa che qualcosa non possa essere esistito prima, ma solo che su di esso la scienza non ha nulla da dire, almeno con le tecniche che oggi riesce a concepire. Sentite questo. Dobbiamo così rassegnarci al fatto che la scienza non ha risposte per tutte le domande. Il suo regno è limitato al dato osservabile e misurabile, con misure che per essere prese in considerazione devono poter essere ripetute da chiunque, fornendo ogni volta lo stesso risultato. Quello che non è misurabile o non è deducibile da altre misure non fa parte del bagaglio dello scienziato. Che sta dicendo? Che la scienza non ha nulla da dire su quello che è successo prima di un centesimo di secondo dal scoppio del Big Bang. Qualunque domanda oggi che ci dice cosa c'era prima non è più una domanda scientifica, è una domanda umana, ma non è una domanda della scienza o della scienza di oggi. Lui dopo un po' dice un'altra cosa. Questo non significa che le questioni per cui la scienza non riesce a trovare misure siano prive di significato, o che chi si pone queste domande non lo faccia spinto da esigenze sensate e fondamentali. In quei casi non si discute sulla sensatezza della domanda, ma della possibilità per la scienza di dare una risposta. In sostanza, chiederci sull'origine di tutto è legittimo. È una domanda umana sensata, è una domanda filosofica e è una domanda religiosa sensata. È una domanda alla quale la scienza non può rispondere per, diciamo così, limite metodologico. Non possiamo parlare di quell'istante del Big Bang iniziale, chiamato singolarità dagli scienziati, in cui, ad
come dire, la temperatura e l'energia, tutte racchiuse in uno spazio microscopico, tendono all'infinito. Questa è la singolarità. La scienza non può misurare niente là. Questo per noi è molto interessante. Traiamo due prime conclusioni. Uno, non ci serve Dio per spiegare l'evoluzione della materia. In prima battuta non ci serve. Dio non serve, non è un tappabuchi per un'ignoranza. Questa è la prima cosa che dobbiamo avere chiaro dentro di noi. Dio non è una risposta all'ignoranza scientifica. Questo no. Quindi separiamo bene i campi, teniamoli distinti. Meglio distinguiamoli più che separiamoli. Distinguiamoli molto bene. E ci sono limiti a quello che la scienza può dire e ci sono limiti all'intervento del pensiero filosofico o religioso in campo scientifico. Il campo scientifico è delimitato dal suo metodo, fatto di misurazioni, osservazioni, scoperta di leggi, di costanti fisiche, e voi, alcuni di voi queste cose le conoscono molto meglio di me. Non ci serve, d'altra parte però, farci la domanda sul perché di tutto, questo non è insensato. Non è che è insensato perché la scienza non ci risponde. Oggi su questo io avverto tanta, tanta, come dire, confusione. Invece i due piani sono semplicemente distinti. Solo quando abbiamo chiaro questo possiamo andare a leggerci il libro di Genesi e mo ci andiamo piano piano. Che ci dice qualcosa di importante. La domanda cosa c'era prima del Big Bang non è una domanda scientifica. È chiaro? La scienza non può rispondere. Però è una domanda sensata, è una domanda umana. Cosa stiamo chiedendo in fondo? Proprio qualcosa sul fondo, sul fondamento. È una domanda umana perché si interroga sul senso, sul fondamento delle cose. Infatti è una domanda che ci viene in certi momenti particolari della vita. Che senso ha? Che senso ha tutto? È una domanda che portiamo latente dentro di noi e che emerge in momenti molto belli o in momenti difficili. Il senso di tutto, davanti alla morte di un amico, davanti alla fine di un rapporto, davanti alla bellezza di un cielo stellato, a 3.000 metri in montagna, ti fai una domanda carica di stupore sul fondamento, oppure una domanda carica d'angoscia. Quando ti viene diagnosticato un tumore e tu dici, va, il senso di tutto qual è? La domanda sul fondamento è questa, che poi si esprime come domanda sul perché delle cose. Il perché, perché esiste qualcosa piuttosto che niente, è una domanda che può sembrare astratta, non è astratta, è la domanda banale se volete, semplice più che banale. È la domanda semplice che nasce quando ci fermiamo veramente. E allora entriamo ora nel libro della Genesi, che inizia così, e è il secondo punto. In principio Dio creò il cielo e la terra. Noi torneremo molto spesso sul testo di Genesi 1 e vedrete piano piano quant'è studiato, complesso, le parole di quel testo sono tutte contate, sono numerate. È un testo cesellato dall'autore sacro, niente casuale, più che in altri testi. E lo vedremo, ci stupiremo per quanto riguarda la precisione del testo. È affascinante entrarci dentro. Il mio consiglio è di entrarci dentro con un esegeta, un autore che si chiama André Venin, scritto WWENIN. Il testo si chiama Da Adamo ad Abramo. Poi ve ne cito un pezzettino.
perché è veramente analitico, ma anche molto profondo nel dare i sensi possibili. E cosa ci dice? Lui si stupisce di un fatto, che questo primo versetto, che noi traduciamo in principio Dio creò il cielo e la terra, in realtà presenta delle complessità di traduzione inestricabili. E qui ve lo cito, e che è molto particolare, un testo studiato e cesellato in cui la prima riga è intraducibile. Vi cito cosa dice in questo testo, da Adamo ad Abramo o l'errare dell'uomo. Lettura narrativa ed antropologica della Genesi, André Venet. Dice così: l'inizio è sconcertante. La traduzione delle prime righe pone un problema inestricabile. Per poterlo tradurre in modo grammaticalmente corretto, bisogna cambiare il testo e cambiare delle vocali. In ogni caso, le traduzioni possibili oggi ad oggi sono tre. La prima dice così. È un titolo circa la creazione del cielo e della terra da parte di Dio, come se fosse un titolo. La seconda possibilità è quella che noi abbiamo nella scrittura. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terza traduzione possibile è: quando Dio creò il cielo e la terra, disse. Ma tutte e tre le traduzioni sono grammaticalmente scorrette. Bisogna cambiare il testo. Guardate qual è la conclusione a cui arriva, che suggerisce. Non si tratta forse del segno di quanto nessuno possieda un sapere sull'origine? Nessuno possieda, è importante, cioè i nostri concetti sono di natura propria insufficienti ad attingere l'origine delle cose. E per questo l'autore sacro, il primo versetto del suo testo studiatissimo, lo scrive sgrammaticato. Sarebbe geniale una posizione di questo di questa una posizione simile. E se vi interessa, nel testo voi trovate, no, tutti il perché di questa impossibilità di traduzione. Per cui l'autore sacro è come se ci suggerisce, se spingiamo la mente sulla domanda fondamentale, noi dobbiamo in qualche modo rinunciare a possedere la risposta come un concetto. Perché come un concetto? Perché le idee dominano. Con le idee noi dominiamo la realtà. Con le idee dominiamo la gente. Con le idee imponiamo cultura. E allora c'è un limite per quanto riguarda la domanda fondamentale sul principio. Sarebbe così strano? Beh, se ci ricordiamo quando Mosè chiede a Dio il nome, e avere il nome della divinità significa possederla, manipolarla, poterla influenzare in qualche modo, fin anche manipolare, come con gli idoli. Mi diranno come ti chiami, o cosa risponderò loro. Io sono colui che sono. È tautologico. Io sono colui che sono. Io sono chi sono. Io fui chi fui. Io sarò colui che sarò. È una risposta, ma una risposta che sfugge. Non è certo una definizione. Anzi, Dio si definisce con un verbo, con qualcosa di dinamico. Il concetto cristallizza le cose, te le racchiude. È come quando noi giudichiamo una persona. Com'è quella persona? È quella, sì, però è un po'. Diamo una definizione e lì la fermiamo. È tanto comodo, è anche molto ingiusto, è anche violento se ci pensiamo.
Allora, il primo versetto della Bibbia, in principio, sul principio del creare, quando Dio creò, il principio ci mette già davanti a una sospensione. Guardate, non sottovalutiamo mai questo. Questo testo, io vi invito a rileggervelo, non ve lo leggo ora perché è lungo. E poi ci entriamo piano piano, e voglio solo sottolineare alcune cose che mi interessano per la catechesi che poi faremo anche domenica insieme. Questo testo, vi dicevo, si inizia proprio mostrandoci quasi una lacuna, un'origine che sfugge alla spiegazione. Però nello stesso tempo dice molte cose e ci mostra Dio che governa la creazione e non solo la governa, ma la riconosce come buona e vide che era cosa buona e vide che era cosa molto buona. Allora vorrei suggerire un primo collegamento. Questo principio che sfugge è comunque pervaso di bontà, pervaso di bellezza, potremmo dire. Ma sempre colpito con l'espressione di San Tommaso d'Aquino, omne ens est bonum. Tutto ciò che esiste è buono. Sempre pensato, ma con quale coraggio Tommaso d'Aquino dice questo, ma non le vedeva le ingiustizie? Eppure con la radicalità del teologo e del mistico, è come se guardasse la struttura profonda della realtà e dicesse, omne ens, tutto ciò che è buono. Nasce da un'esperienza di fede e anche biblica. E lo sguardo di Dio su tutto ciò che è creato e che quindi esiste, è uno sguardo che riconosce la bontà. Quindi principio, questo principio che ci sfugge, è un principio pervaso di bontà, è un principio da cui in qualche modo fluisce una bontà di fondo. Prendete la parola bontà con tutta la pienezza. No, della parola, non con semplicioneria. Una bontà dell'essere, come se ci fosse proprio l'affermazione positiva e fiduciosa, è cosa buona. Come una persona che fa un bel viaggio oppure un'avventura, e magari l'avventura non va come se l'aspetta, e dice, rileggendo tutta la storia, è stato buono, è buono. È difficile dire è buono, eh? Non è tanto semplice, anche noi dirlo a noi stessi, alla nostra storia, è buona. Alle volte quando ci fermiamo con la testa, ci soffermiamo su tutte le incongruenze, no? Ci fissiamo sulle incongruenze. Noi ci sappiamo molto bene fissarci su ciò che manca alla nostra storia e non apprezzare, direi quasi minuto per minuto, la bontà del fatto che sto esistendo. C'è una connessione tra questo principio e la bontà dell'essere, la bontà dell'esistere, la bontà della vita. È una grandissima provocazione. Noi poi la risolviamo in modo spicciolo, no, la creazione è perfetta e poi il peccato introduce un male. E sì, certamente questo c'è, e il catechismo ce lo testimonia, una caduta, poi la vedremo. Ma nonostante questo, l'autore scrive: Dio vide che era cosa buona. Dio non fermerà mai questa espressione di bontà neanche davanti al peccato. Tanto che Dio chiamò Eva dopo il peccato, la benedisse come la madre di ogni vivente. Cioè, colei che dà la vita comunque, pure se è peccatrice. Quindi c'è
nel principio un mistero di bontà. E allora qui proviamo a fare un secondo passaggio. Ma non sarà che Genesi vuole indurre una nostalgia verso questo principio? Una nostalgia verso la bontà di fondo della vita? Non è che ci vuole provocare o richiamare a qualcosa di profondo e di fondamentale che noi perdiamo in continuazione quando si appella a questo principio? È proprio questa lettura, questa domanda che faccio, che se è una domanda, ma poi lo capite, per me è un'affermazione, nasce da un testo biblico, stavolta del Nuovo Testamento, con Gesù. Ad esempio in Matteo 19 vi leggo questo passo. Prendo la scrittura, ci riesco, ecco, l'ho presa. In Matteo 19, nella disputa sul divorzio, al versetto 3 dice: si avvicinarono a lui alcuni farisei per metterlo alla prova e gli domandarono: è lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Gesù rispose: non avete letto che il Creatore, fin da principio, maschio e femmina li fece? E disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e la madre, si unirà alla propria moglie, e così due diventeranno una sola carne. In modo che non sono più due, ma una sola carne. Perciò quel che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Gli dissero: perché dunque Mosè comandò di dare il libello del ripudio e così ripudiarla? Mosè ce l'ha permesso. Rispose loro: per la vostra durezza di cuore, concesse a voi di ripudiare le vostre mogli, ma ribadisce, all'inizio non è stato così. Cosa fa Gesù con questa frase aparches, all'inizio, al principio? Gesù si richiama a un principio, non a un principio teorico, non a una legge, come se si radicasse nel principio. E dice: in principio non era così. Mosè, per la durezza dei vostri cuori. La parola che traduce durezza è sclerocardian, cioè cuori sclerotizzati, no? Come la sclerosi che ci fa soffrire. Sclerocardian, un cuore indurito, sclerotizzato. Allora, entriamoci brevemente. Quando Gesù dice al principio, non sta solo citando la Genesi, ovviamente, sta richiamandosi, sta ripresentando nella sua persona una connessione con quel principio. Gesù non sta facendo il giudice con un codice di leggi sotto le proprie mani. Gesù sta rievocando quella nostalgia del principio. Vediamo per capire bene questo cosa aveva detto Mosè. Così arriviamo all'ultimo punto, il principio secondo Gesù. Deuteronomio 24, il passo a cui si riferiscono i farisei, versetto 1. Quando un uomo ha preso una donna e vi ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa. Se essa, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito, perché a quel punto può, perché ha un libello di ripudio che testimonia che non è più moglie del primo, e questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio
glielo consegna in mano e la manda via dalla casa, o se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie. Sarebbe abominio. Perché? Attenzione, perché? Mosè scrive questo. Insomma, ho ripudiato mia moglie, ho dato un libello scritto, gliel'ho messo in mano, glielo devo proprio consegnare. Questo libello permette a questa donna che non ha più niente, non ha più niente, senza marito, qui la società patriarcale e maschilista la conosciamo, di essere presa nuovamente in moglie da un altro che gli dia protezione e sostentamento. Se quest'altro la ripudia a sua volta oppure muore, il primo non se la può prendere. Perché? Guardate, che sta facendo Mosè con questa legge? Mosè sta ponendo un argine alla violenza. Il rapporto uomo e donna è sempre difficile. È sempre ricco o povero, anche a seconda dei punti di vista, di possessività, di attese, di delusioni. E nel mondo di Mosè la donna non ha scampo. La donna è quasi un oggetto del marito. Tant'è vero che nel Decalogo viene messa a non desiderare la moglie d'altri, non desiderare la roba d'altri. Mica dice non desiderare l'uomo d'altri. E poi vedete, non desiderare la moglie, non desiderare la roba. Quasi sullo stesso piano. Mosè con questo libello pone un argine alla violenza domestica, ed è oggi, stamattina, la notizia dell'ennesima ex fidanzata uccisa da questo fidanzato che l'amava tanto. E questa è storia di tutti i tempi. La violenza contro la donna mica è una cosa nuova. Mosè pone l'argine. E pone un argine in modo tale che il marito che se ne distacca la prima volta, non ha più scampo, non se la può riprendere. Non è che ci ripensi. Non è che se poi quella si trova bene con l'altro diventi geloso e te la vai a riprendere. O magari organizzi l'omicidio del marito e poi te la riprendi dopo. No, no, se la cedi, la cedi. Pensaci bene, non ce l'hai più. È un argine alla possessività e alla violenza. È un tentativo di umanizzare il conflitto tra uomo e donna e in maniera molto molto intelligente l'umanizzazione di questo conflitto come avviene? Con la separazione. Separatevi e attesta che tu non la vuoi più, che non siete più uniti. La separazione è il primo argine alla violenza, alla distinzione. Accentuo la distinzione tra i due separandoli. Non è più tua, è altro. Capite quanto è bello? Questo è bello. D'altra parte, guardate che il termine separare in latino vuol dire preparare il sé. Separare. In latino il verbo parare vuol dire preparare. Separare. Separarsi è prepararsi. Separarsi è prendersi carico di se stessi. Separarsi è autonomizzarsi. Separarsi è crescere. Separarsi è un aspetto fondamentale della vita. Se il bambino non si separa dai genitori, non cresce. Separarsi in continuazione nella coppia è riconoscere la distinzione radicalmente, è imparare a diminuire notevolmente quell'aggettivo possessivo mio, 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 mia, 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 che è l'origine di ogni vero conflitto. Quanto di più difficile ci sia nella coppia, è l'unico cammino possibile però, riconoscere la distinzione. Quando la distinzione non viene riconosciuta, la separazione è solo questione di tempo. La coppia può anche rimanere insieme, sono separati di fatto, perché non si riconosce la distinzione dell'altro. E se non si riconosce la distinzione, è impossibile l'unione, perché l'unione è unione tra distinti.
Se non si riconosce la distinzione, non c'è unione, c'è confusione. Perché la fusione è sempre confusione, se non c'è la distinzione. E allora capite, Mosè che ha fatto? Mosè, davanti alla violenza e al conflitto, pone l'accentuazione della distinzione tramite separazione pubblica come soluzione, argine alla violenza. Non è che Mosè, è chiaro, qui capiamo la risposta di Gesù. Certo, Mosè va dato questo libello perché siete violenti, perché siamo violenti. L'ha messo come argine, l'ha dovuto mettere per la durezza del tuo cuore, che è un cuore violento, violento, radicalmente violento. Noi possiamo raccontarci che siamo buoni finché qualcuno non mi prende ciò che è mio. Appena subisco ingiustizia, lì si vede cosa divento, cosa posso diventare. Ma è naturale, siamo fatti così. E allora, ecco, ricomponiamo gli elementi, piano piano. Gesù, davanti alla violenza tra uomo e donna, violenza istituzionalizzata pure in qualche modo, si riconnette a un principio. In principio non è così, al principio non era così. Proviamo a leggerlo in questa maniera. Se tu sei nel principio, non è così. Se tu ti sposti di posizione e da un cuore indurito ti metti in una situazione di fondamento, ti riconnetti col fondamento buono dell'essere, con la scaturigine della vita, con la bellezza della vita, allora la violenza sarà arginata in modo diverso, non con il libello di ripudio. Cioè, che sta facendo Gesù? Gesù sta inaugurando un tempo nuovo. È come se Gesù dicesse: ora è tempo in me in cui quel principio, in principio Dio creò, quel fondamento dell'essere venga vissuto pienamente dagli uomini. Il primo segno che l'uomo vive nel principio, radicato nel fondamento, è che la violenza diminuisce. Diminuisce la violenza, diminuisce il linguaggio violento, diminuiscono gli strumenti della violenza, pure quelli istituzionalizzati. Cioè Gesù, in poche parole, sta inaugurando il tempo messianico, un uomo nuovo. Ecco perché Gesù può permettersi di dire: sì. Mosè l'ha fatto perché voi avete il cuore duro. Il principio non è questo. D'altra parte, come ha iniziato Gesù, come ha inaugurato il proprio ministero, che ha detto: convertitevi, il regno è vicino. Dire il regno è vicino è come dire il principio è vicino. Dio è vicino. Gesù ci sta rimettendo nella sua persona a contatto diretto col principio creatore. Allora, concludiamo. Quale sarà in una catechesi? Perché ho detto, noi siamo questo, eh? Noi siamo questo. E questo è fatto di pensieri, anche violenti, che vogliono controllare. Questo è fatto di emozioni anche rabbiose, giustamente rabbiose. Emozioni di rabbia e di paura sono le prime emozioni che noi viviamo dentro di noi, eh? Poi viene la gioia. Rabbia e paura siamo pieni. Sensazioni sgradevoli, mal di pancia. Parlo con mia moglie e mi viene mal di pancia, mi viene mal di testa. Parlo con mio marito e mi manda su tutte le furie. Mi irrita, parlo con mio figlio, parlo con mio parroco. E questo mi fa girare, mi fa venire mal di schiena.
mi irrigidisco tutto, le sensazioni sono questo semplice. Noi siamo fatti così. È come se Gesù ci dicesse: guarda, avete la possibilità di contattare in me il principio radicale dell'essere. Quando voi siete radicati in quel principio, la violenza diminuisce. La pace è la prima cosa che affiora. Ogni volta che sei connesso con lo spirito, con Dio, il primo segno evidente è una pacificazione iniziale, ma alle volte anche addirittura molto, molto intensa, un modo diverso di vedere le cose. Ora capite come dobbiamo imparare a leggere Genesi? Noi vedremo nelle prossime catechesi che gli atti con cui Dio crea sono tutti atti di separazione, ad esempio, di distinzione delle cose. Entrare nel mistero della creazione significa entrare nel mistero di separazione, di distinzione, prima che di unità. E allora noi poi nella catechesi cercheremo di prendere contatto un po' col principio, e lo facciamo tramite la meditazione, tramite la conoscenza maggiore delle nostre emozioni, distinguendo di più le cose in maniera molto semplice, molto così ordinaria vorrei dire, per iniziare a ricomprendere tutte le parole che abbiamo ascoltato, ossia sul principio del creare di Dio, il libello di ripudio di Mosè, l'importanza di sapersi separare, l'importanza di sapersi connettere fisicamente quasi a un principio di vita per vivere veramente quello che Gesù ci sta dicendo. Gesù ci apre la porta, la possibilità di essere connessi ad un principio di vita. Non si tratta di essere buoni o cattivi, di avere buona volontà o cattiva volontà, di impegnarsi o non impegnarsi. Sì, c'è pure questo, ma non è questo. Si tratta di aver fatto e saper fare esperienza che io posso, quando lo desidero, fermarmi e tornare a un principio e da quel punto riosservare tutte le cose, vederle prima separate, perché è giusto, ma senza rabbia o paura, e poi prepararmi a creare una vera unione. Per Gesù quella vera unione sarà unione d'amore, ovviamente. Ecco perché dice una carne sola. Ma come si fa a fare una carne sola? E questo è il cammino delle successive catechesi. Vi ringrazio dell'attenzione e chi può ascoltila questo prima di domenica, perché domenica ci lavoriamo un po' insieme. Mi rimetto la berretta cardinalizia, sempre con la regola: chi prova non mette. Vi saluto e vi auguro buona cena, ma voi non andrete a cenare, chissà, magari state in macchina quando sentite queste parole, ma io invece vado a cenare. Ciao a tutti!